Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima recensione. È passata, non so, tipo un'eternità da quando ho recensito un gioco. Io davvero non ho la minima idea neanche di quale sia l'ultimo gioco che ho recensito su questo canale, perché le ultime recensioni che ho caricato effettivamente riguardavano dei film, quindi neanche giochi. Quindi è veramente un'eternità, ragazzi. Però, e risottolineo, però la recensione su questo gioco era veramente d'obbligo. Di che gioco stiamo parlando? Chiaramente dal titolo già lo sapete, ma io ve lo faccio vedere lo stesso, ragazzi. Stiamo parlando appunto di It Takes Two, che tra l'altro ha vinto il premio come Game of the Year, quindi ha vinto il premio come gioco dell'anno. Sicuramente penso forse un pochettino a sorpresa, no? Per tutti noi. Io effettivamente, ragazzi, i Game Awards quest'anno non li ho neanche seguiti, ho soltanto letto un articolo che ho trovato su Facebook che appunto riguardava tutti quanti i premi, anche se effettivamente negli ultimi mesi non sono stata più tanto, non mi sono più che altro più tanto informata, ecco, sul mondo videoludico, cosa a cui sicuramente dovrò rimediare comunque d'ora in avanti. Però appunto, personalmente parlando, ragazzi, mi ha stupito veramente tanto il fatto che questo gioco avesse vinto addirittura il premio come gioco dell'anno. Perché vi dico questo, ragazzi? Io It Takes Two l'ho giocato dopo che ha vinto questo premio, lo avevo comprato appena prima che lo eleggessero gioco dell'anno, quindi fortuna ha voluto, ragazzi, che io lo abbia trovato al modico prezzo di 17,98 euro a GameStop, che è tutto dire. E io di questo gioco non sapevo assolutamente niente. Io avevo visto soltanto un trailer durante una delle varie conferenze che ci sono state, insomma, nel corso dell'anno passato. E il trailer, tra l'altro, mi aveva lasciato un pochettino perplessa, nel senso che non mi sembrava effettivamente un gioco di così grande portata, o perlomeno un gioco che avrei perlomeno io potuto ritenere, considerare poi tanto interessante, ok? Questo, ragazzi, per ribadire il fatto che non sempre la prima impressione è giusta e che non bisogna giudicare un libro dalla copertina, ok? Perché io, nonostante appunto avessi avuto questa sensazione dopo aver guardato il trailer, quando l'ho visto, ragazzi, in negozio nuovo a 17,98 euro, mi sono detta: ma vabbè, lo compro. Non so, mi ha ispirato il prezzo principalmente, quindi mi sono detta: vabbè, a prescindere da tutto, lo compro. E pochissimi giorni dopo, ma veramente questione di giorni, ragazzi, pochissimi giorni dopo, questo gioco ha vinto il premio come miglior gioco dell'anno, ok? E quindi per questo che vi dicevo che sono rimasta un pochettino perplessa, nel senso che non pensavo che questo gioco potesse addirittura vincere un premio così importante, ok? Quindi questo, a maggior ragione, mi ha fatto pensare: minchia, che culo che l'ho acquistato a così poco prezzo appena prima che venisse eletto gioco dell'anno, perché ovviamente dopo magari aver vinto questo premio sicuramente il prezzo comunque lo avranno aumentato. E quindi dopo la premiazione, a maggior ragione, mi sono detta: sono troppo curiosa a questo punto delle cose, mi sono incuriosita ancora di più, mi sono detta che ci avrà sto gioco che è così speciale per vincere addirittura il premio di miglior gioco dell'anno, e quindi mi sono detta: o devo giocare, in parole povere. Quindi, per cominciare ad analizzare un pochettino il gioco, ragazzi, c'è da dire che appunto questo è un gioco che si può giocare solo ed esclusivamente in cooperativa, quindi lo si può giocare solo ed esclusivamente con un compagno di gioco, ok? Quindi non c'è alcun modo per giocarlo in single player, quindi o lo si gioca in locale con un'altra persona o lo si gioca online, ma sempre con un'altra persona, quindi non c'è altro modo per giocare la storia di Takes Two. Io chiaramente avevo Rodrigo, l'ho giocato insieme a lui, sono stata felicissima tra l'altro di poterlo giocare insieme a lui, perché, ragazzi, appunto perché io penso che già sia questo uno degli aspetti belli di Takes Two, il fatto che ti permette di giocarlo con, vuoi, non so, il tuo fidanzato, la tua fidanzata, con tuo fratello, con tua sorella, col tuo miglior amico, la tua migliore amica, con tuo cugino, con tua cugina, quindi comunque ti dà la possibilità di giocarlo in compagnia, e già questo,
secondo me è uno, appunto, vi dicevo, dei punti forti di questo gioco, perché ragazzi questa cosa rende l'esperienza di gioco veramente bella, nel senso che sei lì che ti godi comunque quello che stai giocando e puoi condividere la tua meraviglia, la tua felicità o la tua sorpresa, o comunque puoi condividere il tuo apprezzamento nei confronti di quello che stai giocando con la persona con cui lo stai giocando, e nello stesso momento puoi vivere le emozioni che sta vivendo anche il tuo compagno di gioco. Quindi secondo me già qua ragazzi sta avanti. Chiaramente non è il primo gioco che si può giocare solo in cooperativa, però personalmente parlando ragazzi sì, è stato il primo gioco in assoluto della mia vita, nella mia storia da gamer, che ho giocato in cooperativa con qualcuno, ok? Quindi è stata insomma una meravigliosa prima volta e sono contenta che la mia prima volta con un gioco in cooperativa sia stata proprio con It Takes Two. E quindi ragazzi io l'ho giocato con Rodrigo, sono stata felicissima di poter condividere appunto questa esperienza di gioco con lui, non solo perché sono stata contenta che ci fosse lui, ma sono stata contenta anche che pure lui abbia potuto giocare e viversi questo gioco meraviglioso, ragazzi, perché ormai avrete capito qual è il mio parere riguardo It Takes Two ed è estremamente positivo. Io ve lo dico già da adesso, prima di dire magari qualsiasi altra cosa, ragazzi, per me, quindi personalmente parlando, ragazzi, It Takes Two è uno dei giochi più belli che io abbia mai giocato durante la mia vita. Quindi capiamoci, non vi sto dicendo uno dei giochi più belli del 2021 che ho giocato nel 2021, che ho giocato negli ultimi 2 anni, 3 anni, 4 anni. No, vi sto dicendo che It Takes Two è uno dei giochi più belli, non lo so, più belli, sì, è uno dei giochi più belli che io abbia mai giocato da quando gioco ai videogames, ragazzi, ed è tanto tempo. Già questo insomma sicuramente vi fa capire che la mia opinione appunto su It Takes Two, come vi dicevo poc'anzi, è estremamente positiva, e quindi sono veramente super convinta che questo gioco abbia stra meritato la vittoria che ha ottenuto per il Game of the Year, ragazzi. Se lo stramerita, perché è veramente un gioco meraviglioso. Io non voglio ovviamente e chiaramente spoilerarvi nulla, quindi questa recensione non avrà spoiler, sappiatelo, quindi non vi racconterò proprio niente nel dettaglio, anche se sinceramente mi piacerebbe descrivervi magari quali sono ad esempio gli scenari che ho più preferito o i momenti che più ho preferito, però non voglio farvi spoiler. Quindi per insomma analizzarlo un pochettino, per quanto riguarda la storia, ragazzi, effettivamente di per sé è estremamente semplice, ed è estremamente semplice il concetto attorno al quale essa ruota. In parole povere, ragazzi, ci sono Cody e May, che sono insomma marito e moglie, quindi è una coppia sposata che è purtroppo però in crisi, quindi sono entrambi convinti di volere il divorzio, però chiaramente chi ci va di mezzo, ragazzi, come sempre succede purtroppo in queste tristi situazioni, è la loro figlia, la quale soffre ovviamente per questa situazione. Il suo unico desiderio è che i genitori tornino ad essere amici, quindi tornino ad avere il rapporto bello che avevano prima di incorrere in discussioni, incomprensioni e tutto il resto appresso. E quindi cosa succede? La bambina, esprimendo un desiderio, fa sì che i genitori, ragazzi, praticamente assumano appunto le sembianze dei suoi pupazzetti, ok? Quindi uno dei due pupazzetti è fatto tipo di plastilina, non lo so, argilla, non so che cavolo di materiale sia, e l'altro pupazzetto è fatto di legno, ok? Hanno i loro vestitini pure. Allora, come hanno disegnato i personaggi, secondo me, cioè wow, li hanno fatti veramente bellissimi e carinissimi. Quindi chiaramente il padre finisce nel pupazzetto mascolino e la madre finisce nel pupazzetto più femminile, chiaramente. E quindi nelle mani di un libro un po' pazzo dovranno affrontare praticamente varie prove, chiamiamole così, se le vogliamo chiamare così, per riuscire fondamentalmente a recuperare il loro rapporto e quindi il loro amore. La trama è
questa, quindi è, come vi dicevo prima, veramente molto molto semplice. Però di solito, ragazzi, la bellezza sta proprio nelle cose più semplici, quindi secondo me l'idea di fondo ci sta, è carina, è tenera soprattutto, specialmente poi come magari si vanno sviluppando un po' le cose. E chiaramente non vi spoilererò, ragazzi, nulla riguardo il finale, non vi spoilererò nulla. Comunque, quello che vi dicevo è che comunque io perlomeno ho trovato veramente godibile lo svilupparsi principalmente, chiaramente, del rapporto fra Cody e May nel corso della storia. Storia, ragazzi, che bella lunghetta, oserei dire, probabilmente una longevità che alcuni giocatori potrebbero trovare un pochettino troppo esagerata, perché se non sbaglio ci si può spingere fino alle 15 ore se magari si esplora tutto per bene, se si fanno tutti quanti i minigiochi e tutto il resto appresso, quindi si possono raggiungere anche le 15 ore, che direi, ragazzi, oggigiorno è una longevità abbastanza considerevole, direi, e notevole. A me questa cosa sinceramente non ha disturbato per niente, perché, ragazzi, il gioco funziona talmente bene che, cioè, davvero non ti accorgi del tempo che passa, e quindi questo non ti fa pesare minimamente appunto la lunghezza della storia e delle vicende stesse. Quindi, secondo aspetto positivo di questo gioco, dopo la trama semplice ma d'effetto, la longevità, che direi, ragazzi, è veramente notevole per comunque un gioco di questi anni qua. Sappiamo che appunto di solito, ragazzi, i giochi li fanno più o meno corti, poi sempre dipende, eh? Dopodiché, altro aspetto positivo, io penso che vi elencherò soltanto aspetti positivi, perché non mi sembra di aver notato alcun aspetto negativo, perlomeno vi ripeto, personalmente parlando. Quindi, altro aspetto positivo, la caratterizzazione dei personaggi, ragazzi, cioè li hanno fatti veramente bene. Io adesso parlo dei protagonisti, quindi sarebbe a dire di Cody e May, nonostante comunque noi li vediamo per tutto il tempo sotto forma di pupazzetti, secondo me li hanno caratterizzati veramente troppo bene. Cioè, ognuno dei due ha le sue caratteristiche, c'ha il suo carattere, e lo fanno presente, nel senso te lo fanno capire senza renderli banali. Cioè, non ve lo so dire, ragazzi, hanno caratterizzato benissimo, per dire, anche il libro, vi dicevo, comunque fa parte della storia, e sono buffissimi, ragazzi, in certi momenti anche i personaggi hanno una comicità che io ho apprezzato tantissimo, per quanto il doppiaggio, ragazzi, sia solo in inglese, quindi non è stato doppiato in italiano, quindi è in inglese con i sottotitoli in italiano. Ma vi dirò che questa cosa non mi è dispiaciuta affatto, ho apprezzato tantissimo i doppiatori di Cody e May, anche del libro, i doppiatori un po' di tutto, ragazzi, cioè di tutti i personaggi che comunque si incontrano. Quindi qua, insomma, sto sfociando in un altro degli aspetti positivi, ma veramente, cioè, ci sarebbero tante cose da dire su questo gioco e io non mi sono scritta nulla, quindi chiaramente sto forse un po' anche sparlando. Però la caratterizzazione dei personaggi e il doppiaggio, ragazzi, a me sono piaciuti veramente tantissimo, anche il modo in cui comunque poi i personaggi chiaramente si vanno sviluppando nel corso della storia. Dopodiché parliamo di aspetti un pochettino più tecnici. Dal punto di vista grafico, sicuramente, forse, io adesso non so quale motore abbiano usato, in che modo l'abbiano prodotto, eccetera, però a me, ragazzi, è piaciuto da morire, anche graficamente, anche se magari appunto non è forse una grafica all'ultimo grido, ma io vi ho sempre detto, ragazzi, che della grafica me ne sbatto altamente. Cioè, a me non interessa che un gioco abbia una grafica della miseria, per me conta il contenuto. Ma nonostante questo, quindi vi ripeto, nonostante non abbia una grafica forse all'ultimo grido, è bellissima, ragazzi, veramente bellissima la resa grafica, bellissimi i dettagli, voi non avete idea. Perché allora, ragazzi, i pupazzetti chiaramente si ritrovano in vari scenari, a muoversi in vari scenari, che sono enormi, perché chiaramente loro sono pupazzetti, ok? Quindi è tutto gigante, quindi il nostro mondo viene ingigantito, chiaramente, perché loro lo vedono dal loro punto di vista. E tutti gli scenari, ragazzi, veramente tutti, cioè non ce n'è stato uno che mi ha fatto storcere il naso, tutti gli scenari
sono stati caratterizzati in una maniera incredibile. Voi non avete idea dei dettagli che ci sono in questi scenari, ragazzi. Veramente non ve lo potete immaginare se non ve lo giocate. Ci sono dettagli minuziosi, ma cioè studiati in una maniera e resi in una maniera incredibile, ragazzi. Ho lasciato a bocca aperta anche dal punto di vista grafico, vi ripeto, per quanto forse non sia l'ultimo grido, ma proprio anche per questo motivo qua, per i dettagli incredibili, anche la grafica di questo gioco mi ha lasciata a bocca aperta. Quindi, e poi ci stanno certi momenti, ragazzi, epici, cioè bellissimi. C'è le luci, i colori, i vari ambienti, quindi ogni ambiente, ogni scenario c'ha la sua atmosfera, le sue colorazioni e la resa bellissima dei colori, ragazzi. Cioè voi, vi ripeto, non ve lo potete immaginare se non vi giocate questo gioco. Poi, passando appunto al comparto sonoro, anche il comparto sonoro, ragazzi, mi è piaciuto da morire. Allora, dei doppiatori vi ho parlato poco fa, perché mi è venuto in mente poco fa, però sono stati veramente tutti bravissimi, specialmente i due protagonisti. Mi sono piaciuti tantissimo, per quanto appunto i doppiatori comunque siano inglesi. Voi lo sapete che io preferisco sempre il doppiaggio in italiano, perché dico sempre che i doppiatori italiani hanno un'espressività unica. Però in questo caso veramente tanto di cappello, perché sono stati bravissimi, hanno interpretato benissimo i loro personaggi e anche a volte il loro modo di parlare, specialmente quello di Cody in certi momenti, ragazzi, mi ha fatto spisciare da ridere. Cioè ci sono certi momenti in cui hanno reso veramente cioè a tal punto bene quello che dicono che cioè non lo so, ragazzi, vi ripeto, ho apprezzato tantissimo le voci, ho apprezzato tantissimo gli effetti sonori, che come, ragazzi, i dettagli grafici sono stati resi veramente divinamente secondo me, e anche le musiche, chiaramente, che dire, azzeccatissime, sempre perfette. E ripeto, cioè ogni scenario, come graficamente ogni scenario aveva la sua atmosfera, anche dal punto di vista sonoro, ragazzi, ogni scenario c'ha la sua musica ed è stata, cioè, creata in maniera veramente impeccabile, ragazzi. Cioè io non so in che modo esprimervi l'apprezzamento che provo per tutto quello che questo gioco ha e offre, chiaramente. Poi, per quanto riguarda il gameplay, ragazzi, allora questo è un altro degli aspetti fantastici di questo gioco. Il gioco, chiaramente, essendo giocato in cooperativa, ragazzi, si presenta con uno split screen. Il primo giocatore gioca da un lato, l'altro giocatore gioca dall'altro, quindi in ogni caso, tra l'altro, ci si può vedere in simultanea anche, ma questo secondo me non disturba affatto la giocabilità. A me personalmente non ha disturbato affatto. Ci sono certi momenti, in certe situazioni, in cui lo split screen viene tolto, mai in maniera fastidiosa, nel senso, cioè tutto poi si unisce in un modo, quando serve, fluido e non fastidioso, appunto. Un'altra meravigliosa sorpresa che ci offre questo gioco è appunto il gameplay di per sé. Che cosa intendo, ragazzi? Che ci sono, durante le varie avventure, diciamo così, i vari scenari, ci vengono offerti anche diversi tipi di gameplay, nel senso, cioè vi dovrei fare qualche esempio, ragazzi. Cioè ad esempio c'è qualche momento in cui sembra di stare giocando un gioco in 2D a scorrimento laterale, oppure c'è un momento nello specifico in cui lo stile di gioco è praticamente tale e quale a quello di League of Legends, per farvi un esempio. E già questo, ragazzi, cioè dovrebbe far capire che cavolo offre questo gioco. Io vi giuro, ragazzi, che quando ho visto queste cose non ho potuto che rimanere a bocca aperta, anche perché lo fanno in una maniera incredibile, nel senso che non è che si sono improvvisati a metterci dentro cose a caso. No, ragazzi, anche ogni stile di gameplay che è stato inserito all'interno di questo gioco è stato pensato perfettamente per quel tipo di situazione. Quindi, cioè, veramente poco da dire. Poi, tra l'altro, ragazzi, sempre parlando di gameplay, bellissimo, secondo me non è mai macchinoso, è sempre super fluido, non si creano quindi, intendo, problemi a livello meccanico, quindi coi comandi o robe del genere, assolutamente no, sempre tutto perfetto. Per quanto riguarda la difficoltà degli enigmi, perché chiaramente ci sono degli enigmi ambientali o comunque c'è enigmi da risolvere, chiaramente, che non sono mai troppo difficili, ragazzi. A volte qualcuno può richiedere forse un pochettino più di tempo per essere risolto, però lì dipende chiaramente dal grado di intuizione che hanno i giocatori. Quindi non ci sono mai enigmi che ti rendono la vita impossibile e che ti rendono l'esperienza di gioco snervante,
frustrante, cosa peggiore sicuramente. Assolutamente no, pure gli enigmi, per quanto siano stati pensati bene, a volte hanno una certa difficoltà, ma mai troppo difficili. Quindi comunque sempre tutto si incastra, ragazzi, in modo che questo gioco sia godibile, cioè c'è sta poco da fare. Sempre parlando appunto, ragazzi, di longevità, ve l'ho già detto prima, avrei dovuto dirvelo adesso, però vi ripeto, non mi sono preparata la recensione. Per quanto riguarda la longevità, ragazzi, assolutamente direi ottima, perché chiaramente appunto si può spingere oltre le 10 ore, si può arrivare a 15, ma veramente per chi è super maniacale, che si mette a guardare veramente tutti i dettagli, a scoprire tutti i sentieri, tutte le cose, insomma tutte le cose appresso. Se no, insomma, fra le 10 e le 12 ore per finirlo in maniera normale, diciamo così. Quindi la longevità veramente ottima, longevità che appunto può essere allungata anche dalla presenza di svariati mini giochi che sono piacevolissimi, ragazzi, secondo me, e rendono l'esperienza di gioco ancora più divertente, perché se in tutto il gioco devi stare sempre comunque a cooperare col tuo compagno di gioco per poter andare avanti, ci hanno inserito appunto questi mini giochi che comunque alzano anche un pochettino il livello di competizione, chiaramente con la persona con cui state giocando, per cui veramente top. Anche i mini giochi sono carinissimi, tra l'altro. Quindi, ragazzi, che altro dire? Cioè, io penso di aver detto un po' tutto quello che penso su It Takes Two. Io davvero, ragazzi, me la sento di dargli un 10 su 10. Non so se vi sembrerò esagerata, ma per me questo gioco ha vinto tutto, ragazzi, a livello grafico, a livello sonoro, a livello dei dettagli, a livello della bellezza di quello che stai vedendo, a livello comunque della cooperazione, che deve essere costante, ragazzi. Cioè, non c'è un momento in questo gioco in cui non si debba cooperare per poter proseguire. Anche questo, secondo me, è un valore aggiunto di questo gioco, è una cosa che io ho apprezzato veramente tantissimo. La storia sì sarà semplice, ma secondo me comunque molto profonda, e tra l'altro fa anche molto riflettere. E quindi io non ho trovato, davvero, ragazzi, io penso sia la prima volta che lo dico di un gioco, oddio, forse non la prima, però mi sento veramente questa volta di dirlo, ragazzi, non ho trovato alcun aspetto negativo in It Takes Two. Vi ripeto, questo ovviamente è un parere mio, soggettivo, personale. Io mi sento di dargli un 10 su 10, 10 e lode, perché se lo stramerita, è bellissimo, veramente bellissimo, e a me mi ha lasciato a bocca aperta, ragazzi. Io penso e spero di aver detto tutto. Chiaramente non sono entrata nel dettaglio proprio per evitare qualsiasi tipo di spoiler. In ogni caso, ovviamente, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Se l'avete giocato, cosa ne avete pensato? Se non l'avete giocato e questa recensione vi ha incuriosito, se avete intenzione di comprarlo, insomma, ragazzi, ditemi qualsiasi cosa vi passi per la testa qua sotto in commento riguardo, chiaramente, It Takes Two. Sì, se magari lo metto dal lato giusto, forse meglio. Veramente uno dei migliori acquisti degli ultimi tempi, uno dei giochi più belli che io abbia mai giocato nella mia vita. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Yo bedoscio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!